Ma andiamo al prossimo ospite che ci presenta Donato Martucci, ovviamente, che è l'avvocato senatore. Senatore, salve. Avvocato, buonasera. Ciao. Avvocato e presidente della Fondazione d'Italia Cuba, eh? Assolutamente sì. Che si dice a Cuba? Sta a Cuba o a Napoli? Sta a Napoli. Sta. Senta, avvocato, lei è tifosissimo del Napoli, ovviamente. Sì, figurati, io ho regalato 200 camisette a dei bambini di Regla, è un quartiere dell'Avana, e quindi a Avana c'è il Forza Napoli che le bavana. Bellissima, questa è una grande iniziativa. Senta, invece rispetto al momento del Napoli, abbiamo detto che in questo ultimo blocco dei tirapietre i tifosi sono molto sfiduciati e che il futuro è un'incognita. Lei invece che pensiero ha in merito? Ma che il calcio è questione di testa, quindi se si mettono con le idee giuste nello spogliatoio la squadra c'è, poi bisogna capire che cosa è successo, queste cose poi si scopriranno col tempo. Sicuramente la colpa è di tutti, la colpa è della società. Io non puoi, De Laurentiis non può fare quelle uscite contro Mertens e Callejon, i famosi marchettari, no? E poi tra l'altro quello che mi meraviglia, lui è un uomo di comunicazione, non può sbagliare puntualmente. Allora diciamo da 15 anni che è un uomo di comunicazione, però poi la comunicazione è il suo punto debole. Non mi pare che tanto sarebbe opportuno che ci fosse qualche persona. Assolutamente. Senta, ma lei da avvocato ci vede qualche punto di criticità dal punto di vista proprio giuridico rispetto alla querela tra il Napoli Club e società e i calciatori? Secondo lei c'è stata questa PEC, questa comunicazione rispetto al ritiro? Ma comunque sicuramente sono dei dipendenti, quindi sicuramente devono pagare la penale, ma infatti il dubbio non c'è sul fatto che debbano pagare la penale. C'era la società che aveva dato un ordine, diciamo, di servizio, e loro non l'hanno rispettato. Però quello che mi preoccupa, che mi fa arrabbiare, è che oggi stanno tutti quanti in ritiro, senza fiatare. Quindi il vero problema sono i rapporti, certo, tra la squadra e la società. Cioè io guardo sempre la Juve, no? Come l'odiata Juve, come esempio, ma insomma avete visto la situazione di Ronaldo, come l'hanno saputa gestire? Certo, l'hanno annacquata, come si dice in gergo. Hanno i mezzi di stampa a loro favore. Voglio dire, insomma, se era a Napoli, ma immaginiamo che cosa sarebbe successo. Assolutamente. Quindi, d'accordo. Avvocato, ma adesso come lo vede il futuro? Quanti cambi ci saranno? Allora, io dico, De Laurentiis non può affidare a una persona incompetente un giocattolo che costa miliardi. Non può permettersi il lusso di, cioè, come se affidare la Fiat, non so. Ma in questo caso chi è l'incompetente? Non ho capito. Avvocato. Eduardo, no? Ah, il figlio Edo, ho capito. Ancelotti oppure Giuntoli? No, è Ancelotti. Allora, guarda, io c'è stato secondo me nel Napoli l'era Benitez è stata troppo presto liquidata. È vero, cioè, è vero. Cioè, insomma, comunque eravamo arrivati in semifinale di Europa League. Di Europa League, insomma, poi aveva portato dei campioni, cioè l'ossatura del Napoli era di Benitez. Infatti cioè, Sarri ne ha beneficiato tanto, no? Esatto, quindi voglio dire, quello che mi è dispiaciuto di Ancelotti è che, insomma, io mi aspettavo che portasse qualche top player, poi se non è venuto non so quanto è colpa di Ancelotti o quanto della società, però tu con un allenatore come Ancelotti non viene nessuno, sinceramente. Qualche domanda te la fai? Infatti. Qualche domanda me la faccio. Poi niente, insomma, ti ripeto, Ancelotti è un grande allenatore, toglierlo adesso sarebbe un errore, anche perché vai a mettere un allenatore qualsiasi, insomma, siamo ancora in Champions, gli 8 punti si possono recuperare. Non... Cerchiamo di essere propositivi, no? Vinciamo la Champions quest'anno e ci andiamo pure l'anno prossimo, no? Allora io dico, la squadra c'è. La squadra è forte, io penso che sia più forte quella di quest'anno rispetto a quella dell'anno. Ma io tutta questa tendenza a magnificare la squadra attuale io la vedo sbagliata, perché il Napoli non ha centrocampisti, se il Napoli non interviene a gennaio sul mercato prendendo un Torreira, la barca non si raddrizzerà mai, diciamolo in maniera chiara. Per esempio Ancelotti è stato quello di togliere Elma, che ha giocato male. Sì, ma non è il timoniere al cui affidarsi per poter pensare di recuperare il terreno perso. Il problema, comunque, oggettivamente la squadra. Allora, noi abbiamo perso, stiamo pagando la perdita di Albiol,
Certo, di Amsic, di Reina, tutti i leader dello spogliatoio. Però ve ne ricordate le ultime partite di Amsic, che insomma non erano, erano più nome da spogliatoio. Infatti. Si sta magnificando Reina, ma Reina non parava un dito. Insomma, c'è cioè, la squadra di Sarri, cioè, mo abbiamo Meret che è un grande giocatore. Grande portiere. Bisognava fare una fusione tra quello che è il Napoli di oggi e il Napoli di Sarri, forse avremmo Napoli, avuto una quadratura del cielo. Manca un giocatore alla Bagni, cioè il giocatore che prende la squadra e se la porta avanti, cioè come vi ricordate i tempi di Maradona. Infatti lei mi ha detto oggi che non era contento di Insigne, no? Come capitano. No, Insigne non è un capitano, è un buon giocatore, ma non è un capitano. Cioè, ma mancano i capitani nella squadra. Hai visto la partita con l'Inter l'anno scorso? Farà, prende la squadra e la porta avanti. Cioè il Napoli ha dei momenti di smarrimento e non c'è il giocatore che prende la squadra e gli dà un'identità. Gli dà la scossa elettrica. Avvocato, la ringraziamo per essere stato con noi. Ma figurati, un abbraccio e forza Napoli. Sempre, alla prossima.